A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love, I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope, something about you. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Vi ho fatto già vedere in che situazione sta la camera da letto. Stamattina mi è venuto proprio lo spiripicchio di andare a pulire gli interni dell'armadio, perché sono veramente combinati un po' maluccio, soprattutto il mio. Perché in questi giorni io una cosa che odio pulire sempre veramente è proprio l'armadio. L'armadio quando lo devo pulire è per me una botta in fronte. Veramente è l'unica parte della casa che lascerei proprio morire così, senza toccarla e senza niente, gli interni. E niente, io mi sono data già una sistematina questa mattina. Ho fatto anche la rima. Allora, ho tolto tutto da dentro all'armadio. Per ora cominciamo con quello là di mio marito. Poi ragazzi, devo andare a pulire anche tutti gli interni della cucina, perché è da un bel po' che non li faccio e quindi sono veramente molto molto da pulire. E allora, devo pulire gli armadi perché vi faccio vedere un pochino come stanno combinati. Allora, non so, eccolo qua, forse si nota un pochino la differenza di colore. Vedete, qua è un po' più bianco e qua è più grigio, quindi è veramente, eccolo qua, vedete, comunque si vede un pochino, è abbastanza sporco. Guardate là, la stessa cosa, è veramente veramente tutto sporco. Questo qua è il vestito del matrimonio di Giuseppe. E poi dopo, ora vado, prendo la scala, devo togliere tutte queste cose da là sopra e devo pulire, perché là sopra c'è tantissima polvere che voi non avete neanche idea. E poi mio marito si deve fare, ragazzi belli, uno bello scarto, perché c'ha un sacco di cose che non mette mai, quindi fa meglio se proprio lo butta, almeno prendiamo un po' di spazio nell'armadio. Questo armadio è molto carino, semplicissimo, solamente con questa fascia in color cappuccino, insomma. La prendemmo da Nicoloro, ma è molto simile a Centro Convenienza, Mondo Convenienza, diciamo sono tutti quanti la stessa cosa. E è bella, è carina, solamente ragazzi che è molto molto piccolina, non è organizzata bene, però non è grandissima. E niente, vabbè ragazzi, cominciamo, dai, non mi perdo in altre chiacchiere.
Allora, gli interni dell'armadio li vado a pulire, come avete visto, ho riempito un secchio d'acqua bella calda e all'interno sono andata a mettere solamente alcol e poi ho, come al mio solito, lo spruzzino, quello là che faccio per andare a magari pulire ulteriormente con un po' di spruzzo, però va benissimo anche solamente acqua e alcol. E tanto alla fine è polvere che si crea. Io vi consiglio, io qua non ce li avevo, li ho acquistati ultimamente, i pannetti catturapolvere, perché così passate prima questo pannetto catturapolvere proprio per andare a togliere gli eccessi che ci sono di polvere, scusate la ripetizione della parola, e poi con la pezzolina bagnata, però insomma strizzata bene, andate a lavare ed asciugare contemporaneamente. Vedrete che vi troverete veramente bene. Io purtroppo non avevo questi pannetti, quindi ho dovuto dare due passate, la prima per togliere la polvere che c'era e poi la seconda per andare ad asciugare. Cioè, mio marito non voleva buttare niente. A stento gli ho fatto misurare qualche vestito da cerimonia, perché ragazzi è inutile tenere panni che non ci entrano, non ci vanno più all'interno dell'armadio. Occupano solamente spazio e tanto stanno fermi là. Perché se il nostro fisico è questo, ragazzi, è inutile tenerli. E niente, quindi gli ho fatto fare un pochino scarto di vestiti, giusto? Pochissime magliette, e infatti, come vedete, Giuseppe è, diciamo, l'armadio è rimasto quasi uguale, però abbiamo tolto qualcosina, ma di più abbiamo pulito, che era quello che ci interessava, ragazzi, la pulizia.
crying and tell you you're fine. I could be lying the rest of the night, but I won't do it, no, no way I'm saying so. I could pretend that you're doing okay. I could give in when you want it your way, but I won't do it. Facing all the lights, and as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Ragazzi, questa è una panoramica del casino che c'è. Scendi che ti fai la bua là, sul tavolo ho appoggiato il portaposate. Qui sul tavolo ci sta un po' di roba, qua i detersivi e qua altre cose. E i mobili sono tutti vuoti e soprattutto sporchi. Abbastanza sporchini, vedete? Ora prendo l'aspirapolvere e poi guardate qua le impronte, qua le manate. Vado a pulire solamente con alcol e basta. La stessa cosa ho fatto anche sopra. Qua che c'è là dietro? Un coperchio, eccolo qua. Ok, anche qua dentro dove stanno i piatti ho tolto tutto. Sì, e la stessa cosa qua. Ora Jacopo va a dormire domani, sì, ora vai a dormire perché altrimenti mamma non riesce a fare niente.
Ok, passa di qua, guarda, di qua, bravo, vai, vai, fare la ninna, vai. Poi dopo, se riesco, mi dedico anche qua, alla colonna qua ed anche all'isola. Ora comincio, ragazzi. Ok, ce la posso fare. Gli interni dei mobili li ho puliti sempre con lo spruzzino composto da alcol e aceto e poi e acqua e poi sono andata a pulire il tutto con una pezzolina in microfibra. Ci sono vari tipi, ragazzi, quelle là dell'MD ve le sconsiglio assolutamente, quel pacco da 10 perché non asciugano niente ma resta tutto bagnato. A parte questo, poi sono andata ad utilizzare anche l'aspirapolvere. Io lo sapete, ho una folletto, sono andata a togliere come si chiama, insomma, la scopetta che sta sotto e ho aspirato tutti gli angolini perché comunque le bricioline non si toglievano solamente con la pezzolina e so spray, ma andavano a finire di qua e di là negli angolini e quindi ho optato proprio per l'aspirazione. E non avendo quella alla portatile, ce l'avevo ma si è rotta, ho preso la mia folletto. Voi qualsiasi aspirapolvere avete va bene, ma secondo me è una comodità aspirare prima tutti gli interni e poi andarli a pulire. Io ci ho pensato dopo perché i mobili comunque erano un pochino pieni di briciolette. Questo qua del lavello è proprio macchiatissimo sia qua e sia gli interni. Anche questo la stessa cosa. Guardate qua com'è macchiato. Oh mio buon Gesù. Ok, siamo pronti per pulire. Allora, il cassettone delle pentole e quello là all'interno li ho già puliti. E poi sono andata a passare l'aspirapolvere e infatti è molto 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 più pulito. Ed ora qua ho passato l'aspirapolvere perché c'erano le bricioline che comunque con la pezzolina le buttavo a destra e a sinistra ma non si raccoglievano. Quindi ho passato l'aspirapolvere, ora vado a passare lo straccetto imbevuto con questo spruzzino qua che sapete già come lo faccio. Però cosa ho fatto? Avete visto? Ci ho messo anche un pochino 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 prodotto di questo qua che presi all'MD, ragazzi, è favoloso. Se vi trovate all'MD che potete andare, prendetelo perché non ve ne pentirete. Ed è sia per il bucato, quindi può sostituire l'ammorbidente, ed è anche per i pavimenti. È veramente pazzesco. E io ne ho messo pochissimo, pochissimo, proprio una goccia, perché io di solito per lavare a terra, per il bucato non lo utilizzo, per lavare a terra faccio solamente uno spruzzino, insomma, premo una volta, mentre ora ho fatto proprio mezza spruzzatina e l'ho messo qua dentro, così all'interno dei mobili resta anche una buona fragranza, un buon profumo di lavanda. Sì, perché se non erro era lavanda, è lavanda, aspettate che... Ok, sì, è lavanda.
E niente, vabbè ragazzi, continuo perché altrimenti perdo troppo tempo. It's getting closer to midnight. I try to get closer to you. Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Ooh, I can taste it. The bittersweetness of taking a shot. Sotto ho pulito tutto e sistemato qualcosina, organizzato. Allora, questo qua è così. Poi qua abbiamo il cassettone con tutte le padelle e pentole. Qui abbiamo le tovaglie e gli strofinacci che ho organizzato così. Qua ci stanno tutti gli strofinacci per la cucina. Qui ci sono alcune tovagliette che, di stoffa che ho conservato per quando forse riandrà a scuola, soprattutto Jacopo che dovrà fare l'asilo, quindi mangerà a scuola.
sempre che non si sa come procederà a settembre, comunque ho conservato qua. Qui ci sono le tovaglie e poi in questo piccolo spazio sono andata a mettere tutte le pezzoline che utilizzo per la polvere o per i vetri. Era un lenzuolo. Ed è precisamente quel lenzuolo là che ho strappato, stracciato ed ho creato i pannetti per la polvere. Chiudiamo e qui sopra ci sta il cassettone con le posate che anche se lo cerco di organizzare è sempre un po' non è proprio tutto preciso perché poi gli spazi comunque sono tutti riempiti e qua dentro ci metto le mollettine quando insomma quando tolgo i pacchi da mezzo ci metto appunto le clip per chiudere i pacchi. Qui è così, quella è la bilancia. Sotto c'è la farina, poi ci stanno vabbè, popcorn, altri pacchi di farina. E di qua, ragazzi, ho pulito. Ora vado ad organizzare il detersivo e vi faccio vedere subito. E questo qua è il ripiano sopra. Qua dentro ora ci vado a piegare le buste. Queste qua le devo buttare perché vedete sono tutte rovinate. E niente, quindi questo è il mobile sotto al lavello. Ed ora vado ad organizzare anche questo qua. Ma prima di organizzarlo, allora, queste qua sono le spugnette che vi feci vedere già nello scorso video. Se ecco qua, forse se metto a fuoco mi ci trovo molto bene per la pulizia del bagno, le utilizzo. Stavo dicendo, prima di organizzare, però, devo pulire anche i secchi della spazzatura, che poi è solamente questo. Dove vado a metterci l'umido e fuori c'ho le buste con la carta e la plastica, poi varie bustarelle sempre in giro e niente, vabbè, dai. Poi dopo ci tocca organizzare sopra e anche pulire sopra la cucina, ragazzi, perché c'è un mare, un mare, un mare di polvere. Facing all the lights, and as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love, I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope, something about you. Soaring in the clouds.
Non ci fate caso, forse sono un pochino sconvolta, però sono veramente stanchissima. Ne ho approfittato di questa organizzazione ripulita degli interni della cucina per andare a togliere anche le cosine di Pasqua. Non erano tantissime, quindi appunto le ho tolte da mezzo, tanto oramai è passata Pasqua, ed ho decorato con quello che avevo. Qua ci ho messo questi qua così. Sotto alla TV c'è questo qua, che comunque ce l'ho tutto l'anno, la candela che la stiamo comunque accendendo. Questi quadri che erano nel salone li ho messi qua, comunque ho lasciato questo qua bianco con scritto benvenuta primavera, insomma ciao primavera, e, però insomma l'ho lasciato là. Poi vediamo un po', vabbè, in mezzo al tavolo sempre la stessa cosa. Nei cubi qua ho messo così, guardate cosa ho cacciato fuori, anche la clessidra, questa piccola melina, questa mela piccola e questa qua
li presi da Maison du Monde, poi le altre cose erano tutte cose che già avevo, maggior parte dei cinesi. Mi pare pure questo Maison du Monde, no, boh, non mi ricordo, anche sapiente, non lo so ragazzi. No, questa mi pare dei cinesi e questa qua Maison du Monde, credo ragazzi, non lo so. Vabbè, comunque non ci interessa. E sulla mensolina qua, non ci fate caso, ma questi lo sapete, stanno fuori, siccome oggi, vedete, tira un bel vento, i panni stanno tutti cadevano e quindi li abbiamo appoggiati un attimo dentro. Sulla mensolina qua ho fatto così e per finire sulla libreria ho messo queste mattonelline un po' più estive e poi qua ragazzi ho lasciato tutto com'era, insomma. Là sopra avete visto, lì ho messo la scrittina home con la piantina e qui sempre il solito. Ora mi manca solamente da lavare a terra ed ho terminato, ma comunque. I could be lying and tell you you're fine. I could be lying the rest of the night, but I won't do it. No, no way I'm saying so. I could pretend that you're doing okay. I could give in when you want it your way, but I won't do it. Ho terminato veramente veramente tutto ed ho pensato ragazzi, siccome ho ancora tante cose da fare oltre al mio armadio che sta combinato male, devo anche pulire le finestre perché ieri ha piovuto, si sono fatte tutte piene di terra, quindi io vi ricordo di iscrivervi. Così non perdete neanche il prossimo video che andrò a caricare, che sarà lo stesso, un video super motivazionale e super estremo, quindi de con delle pulizie veramente molto pesanti che non facciamo tutti i giorni. Quindi mi raccomando, io vi aspetto, qui ci sono i bimbi che fanno casino. Vi aspetto al prossimo video e vi aspetto anche qua sotto nei commenti perché vi leggo sempre. Un bacione grandissimo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.